I lavori restano ancora da fare, ma intanto se Grosseto ha avuto problemi è perché abbiamo investito 7 milioni nel consolidamento dell'alveo. L'ombrone, come potete vedere, è venuto fuori, ha invaso l'alveo, ma l'argine era in sicurezza. Hanno fatto bene i sindaci a prendere provvedimenti di misura cautelare, perché non si sa mai cosa può accadere, quindi è bene avere una misura di prevenzione, ma questi interventi hanno messo in sicurezza la città di Grosseto. Noi continueremo, investiremo ancora sull'Elsa, investiremo ancora su Bruna, apriremo i cantieri nel prossimo anno per quanto riguarda la realizzazione della cassa di Camporegio, sono addirittura 30 milioni. Insomma, su questo territorio mi sembra che la sicurezza assoluta non può mai essere data, ma gli investimenti che abbiamo fatto hanno dato un risultato importante, perché a fronte di maggiori piogge il territorio è complessivamente attenuto. Sono rimasto invece colpito e spaventato dagli effetti della tromba d'aria. Io una cosa del genere non mi è mai capitato di vederla, forse all'acqua siamo più abituati. La tromba d'aria è stata distruttiva non solo della pineta, della Feniglia, ma ci sono case che sono state completamente... inagibili? Sì, sono inagibili, i tetti sono saltati, gli oliveti sono stati abbattuti, le serre pure. Domani prenderemo un provvedimento, lunedì prenderemo un provvedimento per 2 milioni per dare un primo soccorso d'intesa con il Comune di Orbetello a tutti quelli che hanno bisogno, perché non vogliamo lasciarli soli. E poi aspettiamo che il Governo nazionale proclami l'emergenza, se lo farà noi saremo in grado di intervenire con più rapidità per le opere pubbliche di cui prima dicevo, che vogliamo continuare a fare d'intesa con i sindaci. Riconosco che nonostante questo fenomeno alluvionale sia stato come portata il più grande della storia di Grosseto, anche se il livello alberettino non ha raggiunto i 7,52 ma si è fermato a 7,44 che era l'alluvione del 2012, comunque come portata e come previsione in quel momento, noi avendo 3-4 allerte, l'allerta idraulica che poi è diventata rossa, l'allerta idrogeologica che era arancione, temporali e piogge arancione e ventosità arancione, in più un vento di libeccio che impediva lo sfocio e lo sfocamento dell'ombrone, abbiamo ritenuto in ottemperanza con il piano di protezione civile comunale condiviso con la regione toscana con la quale abbiamo collaborato, ma anche con la prefettura e con la provincia, di attivare la cosiddetta fascia 4, che è la misura che prevede anche l'evacuazione che abbiamo adottato in maniera esemplare. Quindi io mi riconosco nel fatto che grazie ai lavori della regione toscana di consolidamento degli argini si sia potuto evitare la tracimazione o la rottura dell'argine, quindi un danno calamitoso che sarebbe stato devastante per la città. E la fattispecie del nostro territorio si presta purtroppo a questa tipologia di eventi e noi dobbiamo sempre di più prepararsi nell'ottemperanza del concetto di un rischio della protezione civile, perché vorrei ricordare che il governatore della regione toscana e i sindaci sono la massima autorità di protezione civile sul territorio, su cui poi ricadono tutte le responsabilità. Quindi la grande necessità di trovare sinergie al di sopra della politica per il bene della pubblica incolumità e della sicurezza cittadina. Nel piano di protezione civile noi non possiamo permetterci nel 2020 di 6 metri e mezzo a berrettino a evacuare la città di Grosseto. Perché no, nel senso dovete discutere voi. No, noi con l'aiuto della regione.